Sindaco Galasso, c'è dunque l'inchiesta della Procura sulle lettere anonime, qual è la sua valutazione? Ma la prima cosa è una lettera anonima non va mandata alla Procura, perché tutte le lettere anonime dovrebbero essere cestinate, ma siccome credo che noi siamo un'amministrazione trasparente non abbiamo niente da temere. E leggo da più parti che bisogna dare delle motivazioni, delle fare chiarezza, ma su che cosa? Su fatti che non esistono o che esistono nella fantasia di chi ha la cattiveria di scrivere in modo anonimo delle contumelie, delle offese, gettare fango sull'amministrazione. Ben venga la chiarezza, e se dovessero emergere delle responsabilità su queste lettere ci tuteleremo noi nelle sedi giudiziarie. Il Presidente della Commissione Trasparenza, l'Avvocato Massimo Preziosi, ha parlato anche di una denuncia relativa ad un possibile voto di scambio. Lei da questo punto di vista si sente tranquillo? Ma anche qui io vorrei capire come mai una lettera venga mandata alla Commissione Trasparenza. Io credo che su 60.000 abitanti 6 persone sappiano che esiste una Commissione per la Trasparenza che dovrebbe trattare solamente fatti amministrativi del Comune di Avellino. Comunque anche qui possiamo stare tranquilli sotto tutti i punti di vista. Questa è un'amministrazione che sta portando avanti la legalità sulle occupazioni abusive delle case. Quindi immaginarsi un po' se uno può fare un voto di scambio. Tra l'altro, se vogliamo andare al passato, in campagna elettorale 2 anni fa si parlava di soldi che giravano per comprare voti, si parlava anche di colloqui fatti per assunzioni. Certamente io non ho dato credito a queste voci, non vedo perché qualcuno voglia strumentalizzare queste lettere. Comunque il corvo ha colpito nel segno, possiamo dire, e perché insomma le lettere sono arrivate alla Procura, e intanto lei ritiene che ci sia una regia occulta dietro tutta questa storia? Ma non lo dico io, lo dicono i fatti, e a scadenze costanti, lettere su lettere, per delegittimare sindaco ed amministrazione. La gente conosce il sindaco, sa che siamo persone nell'ambito del Consiglio Comunale e dell'esecutivo oneste, corrette, sicuramente possiamo fare degli errori ma non siamo disonesti, cosa che qualcuno vuol far passare, ma non ci riuscirà, e siamo pronti anche, una volta che sarà stata fatta chiarezza, anche a tutelare la nostra onorabilità querelando chi di dovere. Ma io sono contento a questo punto che la Procura faccia le sue indagini e che faccia chiarezza nell'interesse della città, nell'interesse nostro, ma non permetterò a nessuno di infangare la mia e la onorabilità altrui. Progress. Libera la tua creatività. Progress, l'evoluzione del fai da te. Ad Avellino Est e a Caserta Sud.